Ciao a tutti, io sono Alice e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui perché finalmente sono tornate le buste sorpresa di Tiger. Ne ho prese due piccoline a 4 euro, una donna e una bambino, e una grande, quindi XL a 5 euro, sempre bambino. Prima di iniziare vi ricordo però che se vi va, qui sul canale trovate una playlist con tutti gli episodi in cui abbiamo aperto le buste di Tiger, lo lascio qui sotto nel primo commento, e di iscrivervi al canale e ovviamente anche di seguirmi su Instagram se vi va, così non si sa mai. Io ve lo dico. E quindi ora possiamo iniziare. Io direi di fare prima le due piccole e lasciare la chicca, ma vi giuro che è pesantissima. In negozio proprio ho scelto la più pesante in assoluto. E tra l'altro avrei voluto prenderle tutte donna, però non c'erano. Alla fine ho deciso di prendere comunque quelle bambino, perché al massimo le regalerò al mio cuginetto e va benissimo così. Quindi iniziamo con una bambino piccolina. Oh, stavolta me ne sono munita, di forbici, me ne sono ricordata. Serviranno, io ce le ho. Bene, apriamo, mi è mancato aprire le buste di Tiger. Allora, faccio vedere a voi un pochino dentro, senza sbirciare io, spero state vedendo. Bene, ora la metto qua e pesco. Allora, prima cosa un pupazzino, no, è carinissimo, a forma di elefante. C'è anche attaccato sopra un numero 5, non so. Comunque, soft toy, questo lo sicuramente a Simba, lui adora i pupazzetti. Ah, e cerchiamo di capire se vale la pena comunque 4 euro e mi raccomando, voi scrivetemi qual è poi la vostra preferita delle tre. Siamo alla numero 1. Questo carinissimo, secondo me è 2 euro, non lo so, più o meno. Poi andiamo avanti, sento una cosa più pesante. Wow, un petanque. Cos'è un petanque? Tipo un mini bocce, non lo so, guardate voi. Ah, leggiamo in italiano, ma lo troveremo, questi fogliettini sono sempre immensi. Trovare l'italiano, bocce, sì, regole di gioco incluso. No, vabbè. Questo è proprio carinissimo. Con questo set, con anche un filo. Oh, le palline. No, vabbè, questo è per un bambino, è proprio carinissimo. Si mette sul tavolo, per terra. C'è anche il boccino. No, questo devo assolutamente regalarlo al mio cugino. Secondo me si diverte, soprattutto inverno, quando non è che si può uscire tantissimo, quando inizia a nevicare, eccetera. In casa è una cosa diversa. Molto carino. Tra l'altro lui sa giocare anche già a bocce, quindi è perfetto. E questo qua sui 3 euro, 4 euro penso, quindi secondo me l'abbiamo anche già superato i 4 euro della busta, per ora conviene. Andiamo avanti. Una scatola Battle Game. Va bene. Ah, è quello che si preme con le dita e si fanno giocare i personaggini. Vediamo se riesco ad aprirlo senza spaccare tutto. Le mie forbici servono. Ecco qua. Quanto sono stata previdente. No, se da montare io non me lo monto, lo dico, no. Raga, posso andare avanti così per la vita? No! No, vabbè, per un bambino è proprio carino. Quindi anche questo secondo me è sui 3-4 euro. Quindi ormai ampiamente l'abbiamo superato il valore della busta e c'è ancora roba. Andiamo avanti con delle carte. Vabbè, queste sono utilissime. Le carte quelle da scala 40, oro. Ma sono oro anche dentro, secondo voi? Secondo me sì. Ah, sono anche impermeabili, c'è scritto. Io mi ostino a aprirle con le mani queste cose quando ho la mia forbicina che non va però. Ah! Usate forbici con punta arrotondata, mi raccomando. Vabbè, non riesco ad aprirlo. Comunque sono carte oro, si vede anche da qua. Perfetto, queste mi piacciono. Poi andiamo avanti, c'è ancora. Questo cos'è? Una pallina con un giocattolino dentro. Ah no, un veicolo. Wow, devi costruire tipo la tua macchinina. Questo lo lascio chiuso così mio cugino si diverte. Chissà che macchina gli sarà capitata. Questa è 1 euro, secondo me. Ah, e le carte 1-2 euro, anche queste. C'è ancora roba. Altre carte! Fantastico! Così ho il mazzo completo. No, queste sono bellissime. Cioè, una queen come me, come ho fatto a vivere senza carte oro? Ragazzi, dai. Grazie. Poi andiamo avanti. Cos'è questo? Degli occhiali da spia. Wow, degli occhiali da spia. Ma come si vede? Si dovrebbe vedere a metà più chiaro e a metà più scuro. Non so se riuscite a vederlo. Vedete solo il riflesso. Gliele lascio chiusi perché sono talmente piccoli che a me non entrerebbero. Comunque, degli occhiali da spia. Anche questo secondo me è un paio d'euro. Bene, quindi questa prima busta io sono rimasta soddisfatta. Pensavo di trovare solo cagatine come la prima volta, ma in realtà questa mi è piaciuta. Passiamo alla seconda. Che donna, sempre piccolina, a 4 euro. Quindi mi raccomando, sotto nei commenti poi scrivetemi qual è la vostra preferita. Apriamo.
Hanno sia la graffette che lo scotch stavolta, cioè che la parte adesiva. Non manco parlare. La mia delicatezza. Provate a guardare, io non guardo. Ok. Spero abbiate visto qualcosa. Ah, oh, mi sono puntata con una graffetta, teniamo su. Allora, prima cosa. Wow, un quadernino dove scrivere le ricette, immagino. Sì, sì, è fatto così dentro. Quindi con i vari ingredienti, le note, il nome della ricetta. Beh, carino, dai. Io non sono una che scrive tantissime ricette, però è carino. Secondo me questo 2-3 euro, penso. 1-2, non lo so. Ditemelo voi sotto nei commenti. Poi questo che è un portamonete a forma di labbra. Carino, io penso lo userò per metterci le lenti a contatto dentro, che le disperdo sempre nella borsa, eccetera. Almeno perché io il portamonete ce l'ho integrato nel portafoglio, quindi non lo utilizzo molto. Però questo carino, secondo me questo 1-2 euro. E poi c'è altra roba. I classici quadernini di Tag, li troviamo tutte le volte, ce l'ho da tutti i colori. Però questo è più integro. Quello che abbiamo trovato l'altra volta che era... Boh, stavo cercando di vedere se lo intravedevo, ma non riesco a vederlo, mi pare verdognolo. Allora, tutta questa parte staccata si vedeva tipo il legno sotto. Invece questo è bello integro, questo costa sui 2 euro mi pare. Ed è a righe, ovviamente. A righe come quasi tutti i quadernini di Tiger. Carino questo, comunque sempre utile, ne ho migliaia. Quindi parenti all'ascolto, amici all'ascolto, se avete bisogno di quadernini, cartoleria latte. Bene, poi andiamo avanti. Oh, questo no, questo è bellissimo. La collezione con gli occhi era un po' inquietante, però è quello che ha tutti i post-it. Ha questa parte in cui praticamente sono quelli senza, sono foglietti classici senza la parte adesiva, e poi questi che sono tutti adesivi. Guardate che carini, con gli occhietti, i baffi, la faccina, le boccucce, le righette, la mano, un occhio penso. No, questi sono molto carini. Poi io sono malata di post-it, quindi questo è comodo. Cioè, se volete portarne uno unico in giro e tenere tutto compattato qui dentro, è carinissimo. Tranne la copertina che mi inquieta alquanto. E questo mi pare venga sui 2-3 euro. Quindi ormai presso la busta l'abbiamo fatto. Poi, ah, anche queste non possono mai mancare. Le salviettine struccanti. Queste vengono 1 euro, ne sono quasi sicura. Queste sempre utili. E poi, ah, di nuovo la graffetta. Altre salviettine struccanti, ma cosa cambia? Cosa cambia? Che una è rosa e una... Ah, questa è solo per occhi, questa occhi e labbra. Ok, salviettine struccanti. E ce ne 10 dentro. Ah, è finita. Un triste. Però è finita. No, anche questa carina, carina. Da donna, molto carina. Abbiamo trovato queste cosucce qua. Fatemi sapere se è la vostra preferita qui sotto nei commenti. E poi arriva lei. Quella XXL da 5 euro, sempre bambino. Quindi magari il mio cuginetto sarà felice. Apriamo. Mamma mia, questa pesa tantissimo. Mamma mia, pesa tantissimo. Non riesco nemmeno ad aprirla. A tenerla. Oh, ho spaccato tutto. Vabbè. Ok. Guardate un po', io non guardo. E voilà. Ora pesco. Allora, come prima cosa. Oh, questa Albi mi dispiace, ma è mia. Questa qua è una penna, non ha il tappino, magari disperso qua dentro, di quelle lì, con la nappina. Che carino, vediamo di che colore scrive. Ah no, questa è la... non so neanche dove provarlo. In questo pupazzino che darò a Sibba. Vediamo se è nero o blu. Ah, c'è il Selva per scherza. Meno male. Che non viene via. Ce l'ho fatta. Scrive blu! Di solito quelli di Tiger scrivono nere. Invece scrive blu, meglio, meglio. Io di solito preferisco scrivere col blu, quindi questa un euro, penso. Quasi sicuramente. Poi... abbiamo un dinosauro da costruire, ma questo va sicuramente al mio cuginetto, ma che carino, insieme alla macchinina da costruire, insomma. Poi, ah, questo no, questo è per me di nuovo, ma mi sono malata io. Questo è un set di gomme da cancellare a forma di dinosauro, che non riuscirò mai ad aprire forse, ma sono bellissime, devo farvele vedere meglio se riesco. No, non riesco, va bene. Oh sì, sbattendo ce l'ho fatta. Vabbè, il dinosauro blu, il dinosauro, sono fatti benissimo tra l'altro, arancione, il dinosauro verde e il dinosauro rosso. Rigorosamente dentro un ovetto. Ma che carine, no, queste sono bellissime. Ma io poi tra l'altro le gomme anche così carine non le tengo per collezione, cioè a me viene proprio da usarle in realtà, non sono tipo che le cose da cancelleria le lascia lì per guardarle, a me piace usarle. Poi... questo, wow, ok, non lo so, cos'è, leggiamo,
In italiano, ovviamente, se riusciamo a trovarlo, pasta modellabile in perline con glitter. Pasta modellabile autoindurente in perline, utilizzabile sulla maggior parte degli oggetti delle superfici. Una volta asciutta, conserva i colori e le dimensioni. Ah, quindi dentro queste scatoline, in pratica è bagnata. Voi la pasciugate tutta con le mani e lei fa delle forme. No, vabbè, questo per un bambino è proprio carino. C'è blu, viola, rosso, verde e giallo. Carino. C'è ancora qualcosa? Sì, è ancora pesante. È ancora pesante. Lei ci darà soddisfazioni. Non ho detto i prezzi di niente, sono pessima. La penna 1 euro ve l'avevo detto. Questo non lo so, 5 euro, 4 euro. Le gommine 1-2 euro, penso. Ah, e il dinosauro da costruire 1 euro, penso. Poi, questo magnetico, non tanto da bambini secondo me, ricettario magnetico. Mi vogliono far cucinare, mi vogliono far cucinare, ragazzi. Questo lo terrò io. Insomma, da mettere in una busta per bambini, non so, forse può essere un'idea carina, però a me non piacerebbe tanto riceverla fosse una bambina, non so, ditemi voi. Comunque, magnetica, di quelle che si può appendere al frigo, simile a quella che abbiamo trovato nel libricino di prima, però fatta diciamo appositi che si strappa. Vabbè, carino, carino, secondo me questa è un paio d'euro. Penso di sì. Poi andiamo avanti, che c'è ancora roba. Slime. Abbiamo uno slime di questo verde che non ricorda per niente il rigurgito. Questo verde e blu così. Vabbè, carino. 1 euro, penso, 2 euro, spero non di più. Poi andiamo avanti. Ah, questa è quella per fare le forme. Come si chiama in italiano? Pasta modellabile leggera, così lo chiama. Di questo bell'arancione fluo. È molto più fluo di come lo vedete voi. No, questo è carino proprio. Queste sono quelle cose carine. Poi, vediamo. Oh, ho tirato fuori due cose insieme. Allora, vediamo la prima. Ah, questa secondo me è 1 euro. Poi abbiamo questi che sono. Ah, gli stampini. Questi sono gli stampini. Peccato che dentro non c'è l'inchiostro, però sono degli stampini. Carini, per fare le to-do list, l'orario, per decorare magari il bullet journal, questa per un'altra to-do list. Beh, no, questi sono proprio carini, un paio d'euro penso. Poi questo fantastico quaderno è bellissimo, tutto glitterato, fa veramente un sacco di luce, non rende tanto. Giallo con questo smalto rosa e blu, no, bellissimo. Anche lo spazio per tenere la penna, questo secondo me è 2 euro, 3 euro. Ah, anche la sua nappina per segnare la pagina, no, bellissimo, a righe. Come i classici di Tiger. No, questo è stupendo. Questo è stupendo, mi piace un sacco. Poi andiamo avanti. Penso sia l'ultima cosa, sì, che è incollata. Era incollata alla busta. Ecco qua. Abbiamo un Wiki Planner. Beh, non ne ho acquistato nessuno quest'anno, perché io no, di solito uso l'agenda, quindi queste cose qua non le uso tanto, ma potrei provarci. Un bellissimo Wiki Planner. Quindi, secondo me, questo 2-3 euro, non lo so, ditemi voi sotto. Fatemi sapere se è la vostra busta preferita, ovviamente questa è finita, è stata la 1, la 2 o la 3. E la mia preferita, penso, sia stata questa qua, l'XL. Alla fine l'XL, oppure anche la prima che abbiamo aperto da, no, questa è quella donna, da bambino. Quella donna, però le altre due sono state bellissime. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così mi aiutate a crescere, usciranno tantissimi altri video dedicati a Tiger e tantissime altre cose. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!